Buonasera e bentrovati a tutti i nostri telespettatori, una serata alla quale noi di Teletura teniamo particolarmente, una serata infatti che rappresenta l'occasione di ricordare due persone che hanno dato tanto alla città, che hanno dato tanto alla comunità aretina, che sono stati brillanti, che sono stati generosi e posso dire anche che hanno dato tanto, in particolare Luigi Vignaroli, anche a questa emittente, alla sua storia e al suo sviluppo. E devo dire che i suoi consigli, la sua voce ogni tanto la sento risuonare nelle scale qui della nostra emittente, quando lo sentivo arrivare, direttore mi chiamava dal fondo delle scale, perché aveva sempre un'idea, una proposta, qualcosa che lo solleticava sempre per il bene della comunità. E credo che sia anche in qualche modo un dovere ricordare persone che appunto così tanto si sono spese per il bene di tutti quanti, come appunto Giovanni Burroni e Luigi Vignaroli. Una serata voluta dalla Fondazione Cesalpino, dalla Fabbrica delle Idee di Arezzo, con la collaborazione anche dello Studio Gatteschi. Io, per ricordare queste due figure, prima ovviamente poi del concerto che rappresenterà il cuore della serata, chiamo vicino a me Paola Butali e Giovanni Gatteschi. Prego. Allora, Paola, tu sei stata l'animatrice, sei stata l'ideatrice, quella che ha voluto che questo che sta per succedere, questa serata nella quale metteremo assieme, credo, emozione, bellezza e ricordo, potesse svolgersi. Cosa ti ha animato? Innanzitutto il ricordo e la gratitudine, il senso di gratitudine nei confronti di queste due persone, Luigi Vignaroli e Giovanni Burroni, che sono state il pilastro della Fondazione Cesalpino. Una fondazione che è nata a suo tempo, loro sono stati anche due fondatori e hanno accompagnato la fondazione in tutti questi anni e ne hanno portato la fondazione al successo, alla fama, ma soprattutto all'utilità, al senso di utilità nei confronti della città. Siamo, vorrei ricordare, i primi, grazie a questo loro intenso lavoro, il primo territorio che ha la maggior parte di defibrillatori e quindi e poi anche tutto il resto, insomma. Adesso magari è lunghissimo ricordare, ma l'impegno che loro hanno messo nella fondazione è stato enorme e quindi non potevamo non dedicare questo concerto annuale che facciamo sempre con il maestro Fabriciani a loro due, che sono stati proprio, hanno voluto fortemente anche il concerto Fabriciani nel nostro percorso. Bene, avvocato Gatteschi. Non è facile, anzi è difficile, trovare le parole giuste per ricordare una personalità come Gigi Vignaroli. E ancor più difficile per me è trovare le parole giuste per ricordare un amico. Gigi era un amico, ci frequentavamo da tantissimi anni, ultimamente era solito venire in studio, ci si metteva in poltrona, si parlava di tutto, della città, della cronaca, della politica. Lui aveva una estrema e grandissima cultura politica. E passione anche. E passione. Siamo in silenzio. Gigi aveva uno straordinario rigore, integrità intellettuale, morale, professionale. Era un uomo severo, molto severo. Severo con gli altri, severo con se stesso. Devo dire, come si addice al figlio di un carabiniere, circostanza che a lui lo rendeva orgoglioso. Era anche severo nella professione, gli piaceva leggere, studiare, approfondire. Gigi era sempre preparato. Mi sovviene un'immagine di Gigi che, cupo nel volto e serio, ascolta un imprenditore in crisi che gli racconta i suoi conti disastrati e lui al termine gli pronuncia la mitica frase di Gigi: è meglio che porti i libri in tribunale. Negli anni ho potuto apprezzare di Gigi l'indipendenza, la libertà intellettuale e la libertà di pensiero.
non posso, ricordando Gigi, dire, non dire che la libertà intellettuale e la libertà di pensiero sono proprie dell'uomo laico, e Gigi lo era profondamente. La sua libertà di pensiero e la sua libertà intellettuale lui lo ha coerentemente dimostrata nel corso della sua vita, professionale, ma permettetemi di ricordarlo, anche in punto di morte. Quindi rigore, integrità, indipendenza, libertà intellettuale, libertà di pensiero, questo è il grande insegnamento che Gigi ci ha lasciato. Un'eredità preziosa della quale sono i migliori testimoni e interpreti Matteo e Jacopo. Grazie avvocato. Non è mai facile, giustamente, come le dice, tra l'altro, ricordare un amico, lo ha fatto, devo dire, con emozione e con grande proprietà, quindi davvero grazie, così come grazie a Paola Butali. E adesso chiamo i protagonisti della serata dal punto di vista musicale: Francesco Gesualdi alla fisarmonica, Luisella Botteon, flauto e voce recitante, e Roberto Fabriciani. È dedicato a due grandi persone, a due grandi personalità, il dottor Luigi Vignaroli e il dottor Giovanni Burroni. Due persone che hanno donato il loro impegno civile, il loro impegno per la Fondazione Cesalpino, hanno donato la loro amicizia, hanno donato il loro amore. E quindi la musica, il concerto di questa sera è sicuramente un'occasione per ricordarli, per ricordare quello che loro sono stati, quello che loro hanno fatto, ma anche è un'occasione per ringraziarli. Per ringraziarli in maniera molto accorata, molto sentita, come solo con la musica si può fare. Dalla notte dei tempi l'umanità ha sempre suonato, ha sempre cantato, ha sempre messo le parole in musica proprio per comunicare sentimenti, per comunicare emozioni, per suscitare emozioni, sia in quella che è una dimensione, direi, orizzontale, cioè tra uomo e uomo, ma anche in quella che è una dimensione non orizzontale, ma che va verso l'alto, ascensionale, pensando proprio di comunicare con un qualcosa d'altro, con una realtà metafisica, sia essa divina oppure no. E quindi, dicevo, il modo di ringraziare con la musica è un modo particolarmente accorato. E in effetti il programma musicale di questa sera, quello che noi ascolteremo, è un percorso dedicato proprio alla melodia, alla cantabilità, a quella dimensione nella quale noi ci ritroviamo quasi in una sorta di molto personale, molto intima meditazione, quasi una sospensione del tempo che ci induce appunto al pensiero e al sentimento puro. La musica può esprimere gioia, può esprimere dolore, può rimandarci al ricordo di qualcosa di gioioso o di triste. Rimane comunque questa dimensione sentimentale, di sentimento, che è un po' il filo rosso conduttore di tutti i brani che ascolteremo questa sera. Alcuni di questi brani sono firmati da Roberto Fabriciani. In particolare ne cito uno, La musica, proprio perché in questo brano c'è anche un testo che fa chiaramente riferimento all'importanza che la musica, che l'arte musicale ha avuto nella vita dell'uomo e ha nella vita dell'uomo. E poi questa sera ascoltiamo anche la fisarmonica, questo strumento molto bello e molto antico, che ha una storia soprattutto nell'antichità legata alle tradizioni popolari, tant'è che in tutte le parti del mondo noi abbiamo
la fisarmonica, nomenclata in varia maniera. Possiamo avere il bandoneon come l'accordeon, come il baian, ma sono tutte declinazioni dello stesso strumento, in una accezione popolare. Poi la cosa sicuramente importante da dire è che già con Puccini la fisarmonica entra nell'orchestrazione classica e quindi viene introdotta a quello che è il linguaggio della musica colta, soprattutto negli ultimi 60 anni. Compositori dell'area colta hanno scritto per fisarmonica dei brani molto importanti, molto belli, e anche c'è da dire che negli ultimi 50 anni la fisarmonica entra proprio come strumento nel conservatorio di musica, quindi a pieno titolo è uno strumento da concerto. E questa sera ascolteremo appunto un grande fisarmonicista, Francesco Gesualdi, in questo linguaggio colto da concerto della fisarmonica. Ecco, i due autori che ascolteremo per fisarmonica sono Scampton e poi Arvo Pärt. E concludo con Arvo Pärt, che è un grande autore vivente, un autore contemporaneo, che ha nella sua estetica questa idea proprio quasi della musica come una dimensione ieratica, sacrale, che ancora una volta ci conduce quasi a una sorta di meditazione. Grazie e buon ascolto.
impara a scordare che hai cantato. Scorre via. Cantare, in verità, è un altro respiro. Un respiro a nulla, un soffiare nel Dio, un vento.
stare qua. Il telefono. Sì. Riempio il vuoto, ci manca il cronometro. Lo strumento che avete sentito è un flauto basso, è uno strumento basso, suona un'ottava sotto del flauto normale ed ha una voce molto calda, molto intima appunto, un po' come il tema del concerto, con questa cantabilità dolce, anche evocativa direi. Diventato un uomo come gli altri. E questa, capì, era stata la volontà di Dio. Da allora nessuno mi riconobbe più come Caino. Certo che semmai il Signore mi ha perdonato, lo ha fatto per un'altra ragione. Un giorno, mentre visitavo la città di Rodec, vidi su dei rami alcuni nervi di animali tesi ad asciugare al sole. Cosa sono? Chiesi a un altro dei figli di Lamech. Egli mi rispose che ne faceva corde. Io presi tra due dita uno di quei nervi. Lo tirai verso di me e lo lasciai andare e subito sentii una strana vibrazione, gradevolissima. Era un suono armonioso. Così presi con l'altra mano un secondo nervo e feci la stessa operazione. Ottenni il medesimo effetto. Allora li tirai tutti e due contemporaneamente. Ne venne fuori un suono dolcissimo. Dissi al ragazzo di prendere quei nervi e fissarli dentro un cerchio di legno in maniera che stessero ben tesi. Dopo due giorni egli mi portò quanto gli avevo ordinato. Era la prima rudimentale cetra e il ragazzo fu il primo a imparare a suonarla.
Una volta che me ne stavo disteso in un canneto, sentì il vento che entrava e usciva dai buchi delle canne, producendo un rumore. In breve mi inventai il flauto di canna. Mi fu facile poi, adoperando una pelle di capra essiccata, creare il primo tamburo. Insomma, sono stato io a inventare la musica, la sublimazione dell'uomo. Ecco, io so, ne sono sicuro, che davanti a Dio l'avere inventato la musica sia valso più di ogni sincero pentimento. La musica, ha scritto Hermann Hesse, è basata sull'armonia tra cielo e terra. È la coincidenza tra il disordine e la chiarezza.
E allora, come avevamo detto all'inizio e come ha anche dimostrato poi l'esito di questa serata, ricordare persone che ci hanno dato tanto, persone belle, perché questa è una definizione che forse le riassume, come Giovanni Burroni e Luigi Vignaroli, lo si può fare soltanto con la bellezza della musica che abbiamo ascoltato. Allora io ringrazio ancora e richiamo ovviamente per un ultimo applauso Francesco Gesualdi, che ha suonato per noi la fisarmonica. Luisella Botteon, flauto e voce recitante. Il maestro Roberto Fabriciani. Un grazie alla Fondazione Cesalpino, alla Fabbrica delle Idee, allo studio Gatteschi che hanno collaborato e hanno consentito la realizzazione di questa serata. Grazie ovviamente agli amici e ai familiari di Giovanni Burroni e Luigi Vignaroli che sono stati qui con noi e a tutti coloro che ci hanno seguito. Voglio ringraziare particolarmente perché ovviamente la delicatezza e l'importanza della serata lo era anche dal punto di vista tecnico, il nostro staff, a cominciare dal regista Fabrizio Cocchetti, a Luca Cocchetti che ha curato l'audio, che è ovviamente in una serata come questa è particolarmente importante, alle camere Enrico Maestri e Sauro Cardetti. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata.